Come promesso siamo tornati. Quest'oggi finirò di recensire gli annunci dei membri di Chiave Immobiliare, dei miei amati membri, insomma, della mia community Chiave Immobiliare, perché una promessa è una promessa. L'ultima volta, dopo aver recensito gli annunci delle persone esterne a Chiave Immobiliare per far vedere una differenza netta e chiara fra chi opera professionalmente con questa attività e chi si improvvisa ed è un amatoriale. Dopo che ho fatto un annuncio all'interno della mia community, mi sono arrivate nel giro di un paio d'ore 55 per essere precisi, alloggi da recensire. Ovviamente dedicandoci 2, 3, 4 minuti ad alloggio, proprio a livello di recensione, perché noto le cose che non sono fatte bene, le cose che potrebbero essere potenziate, ovviamente, e faccio i complimenti quando ci sono delle cose, delle impostazioni corrette per massimizzare ovviamente le prenotazioni e l'occupazione del calendario. Non sono riuscito a concludere perché ovviamente il video, sennò, altrimenti sarebbe diventato di 1 ora e mezza, 2 ore. Perché ripeto, ve l'avevo promesso, riprendiamo dal 38esimo, per essere precisi, alloggio. L'ultima volta avevo recensito l'annuncio di... Esatto, eccoci qua. Avevo recensito l'alloggio di Francesco con Luminoso a 100 passi dalla piazza, che vedo che non ha fatto ancora le modifiche che gli ho detto perché manca che piazza, insomma, perché non c'è altrimenti contesto. Questo immobile è Rio nell'Elba, quindi andrebbe inserito. Mi raccomando, Francesco, ma vatti a rivedere il video precedente. Che tra l'altro ho detto Chiave Immobiliare un corso completo aggiornato. Ho avuto il piacere di aver interagito con gli assistenti di Marco, i coach, disponibili sempre Ducati. Grazie a questo percorso sono riuscito a crearmi un'altra fonte di reddito. Procediamo con l'annuncio di Riccardo. Riccardo, che ha un Sea View Apartment, quindi un appartamento con vista mare, il luogo magico. Il titolo particolare ci sta, Sea View Apartment è una delle peculiarità, uno dei punti forti della casa, quindi è giusto metterla nel titolo. Luogo magico non sono convintissimo perché è molto relativo. Nel titolo è bene sempre essere oggettivi e inserire delle caratteristiche, delle peculiarità o dei punti forti dell'appartamento per rendere subito chiaro all'ospite cosa sta valutando in questo caso. Questo è un appartamento, vi dico già, come si può intravedere, in un luogo estivo, quindi un luogo dove le persone vengono in vacanza durante il periodo stagionale, diciamo estivo, quindi da maggio fino a fine settembre. Metà ottobre più o meno. Quest'oggi siamo in un periodo completamente diverso, siamo in inverno e di conseguenza questo annuncio sicuramente non avrà l'appeal che aveva a giugno, luglio, agosto. Vedo che il tuo calendario ovviamente è vuoto. Vedo già una cosa che non va bene, è il minimo 4 notti, non capisco il motivo. Perché avere un minimo 4 notti quando puoi alzare i prezzi di un 20, 30, 40, 50% per disincentivare la prenotazione singola di un giorno e inserire una regola di prezzo che va a incentivare la prenotazione da 3-4 giorni, quindi che premia l'ospite che sta per 3, 4, 5 giorni, qual è il tuo obiettivo? Dipende. Ti conviene molto di più perché dall'altra parte hai comunque la possibilità di ricevere visualizzazioni e potenzialmente delle prenotazioni a prezzi elevati per chi sta 1, 2, 3 notti, e invece torni con una regola di prezzo alla tua tariffa standard, quindi con una scontistica per chi sta almeno 4 notti. Così facendo hai due, potenzialmente fai due piccioni, prendi due piccioni con una fava. Quindi questa è la prima. Il primo consiglio che ti posso dare. Un altro consiglio che ti posso dare è rendere invernale il tuo appartamento. Io qui sono arrivato sull'annuncio e vedo queste bellissime foto con però le finestre spalancate, molta luce che entra, le palme fuori, il sole che va benissimo per l'estate. Ma perché non rendi il tuo appartamento un po' più invernale? Partendo dal presupposto che in una località estiva non potrai avere lo stesso appeal d'inverno che d'estate, ma comunque puoi catturare magari quegli ospiti che viaggiano in questa zona per i più svariati motivi. Magari catturare anche delle prenotazioni di locals che stanno ristrutturando il loro appartamento, hanno qualche problema, hanno bisogno di qualche alloggio per qualche notte, e di conseguenza, se rendi l'appartamento invernale, quindi rendi chiaro che c'è riscaldamento, chiudi le finestre, magari ci metti un albero natalizio, insomma, lo rendi a tema invernale, rendi chiaro che ha tutti i benefit di un appartamento che può essere abitato anche d'inverno, perché il problema degli appartamenti estivi è che molte volte non c'è riscaldamento, gli infissi non sono di qualità, quindi entra molto freddo, ci sono gli spifferi, metti delle coperte sul divano, tutte queste piccole cose ti permettono di rendere attuale il tuo appartamento, far sì che sia, diciamo, prenotato, aumentare meglio le possibilità di prenotazione. Altre cose, vediamo la descrizione, che ora non potrò analizzarla come sempre tutta perché sarebbe impossibile, però vedo già la struttura di Chiave Immobiliare, quindi va bene. Non hai troppe foto, il che è ottimo, me le hai divise in categorie, quindi salotto, cucina completa, angolo cottura, zona pranzo, ottimo. Hai la descrizione nelle foto? Ce l'hai, ottimo, benissimo. Le foto sono poche, complete, rendono chiaro qual è la struttura, quindi da questo punto di vista perfetto. La foto del mare la puoi anche lasciare, magari rifammela in modalità invernale, perché il mare ha il suo fascino anche d'inverno. Magari la spiaggia più vuota, è un po' più cupo. Non esitare, secondo me, a farlo durante l'inverno. Poi ad aprile, marzo,
ricambierà le foto ovviamente a tema estivo. E qui tu hai detto: Chiave Immobiliare mi sta cambiando la vita, il che mi fa molto piacere. Procediamo. Commento: Chiave Immobiliare mi ha dato modo di capire che potevo farlo anche io, cosa molto importante, sostenendo la filosofia imprenditoriale con i fatti e non solo con le parole. Se lo si osserva attentamente è molto più di un percorso sull'acquisizione immobiliare. Auguro ad ognuno dei corsisti di cogliere tutto il meglio di questa esperienza. Grazie a tutti voi. Grazie a te, come ti chiami? Vediamo dall'annuncio. Grazie a te Virginia, mi fa molto molto piacere. Vedo già una cosa che mi fa impazzire di questo alloggio. L'hai reso attuale. Siamo a dicembre? Hai messo gli adobe natalizi. Cosa ha detto prima a Riccardo? Di contestualizzare il suo appartamento in base al periodo, diciamo, attuale. Quindi renderlo attuale. Il che è stato fatto perfettamente da Virginia. Luminoso appartamento nel cuore di Genova più balcone. Ottimo titolo. Già le foto sono molto belle, hai questi affreschi. L'appartamento mi piace tantissimo. Molto bello. Ti faccio complimenti Virginia perché hai fatto veramente un bel lavoro a livello di presentazione. Hai la descrizione nelle foto che è ottima. Hai messo le decorazioni dell'albero. Porta sopra l'edizione natalizia. Bravissima. Foto dalla... Questo appartamento è molto bello. È su due livelli. Devo dire tanta tanta roba. Gli affreschi. Travi a vista, bellissimo. Ci starei in questo appartamento senza grossi problemi. Hai aperto le finestre, ottimo. Proprio fatto a regola d'arte. Forse c'è qualche foto di troppo, ne cancellerei. Questa cancellerei. Quando hai, insomma, una, due foto delle scale basta, non serve metterne tre. Poi ci sono i dettagli, ok, la vista va bene, l'hai messa alla fine. Entrata dell'appartamento. Ecco, questa è una foto per esempio ripetuta. Evitala, l'ho vista all'inizio. Questa foto per esempio è molto più bella, perché me l'hai messa alla fine? Cioè queste due foto sono molto belle, rendono, diciamo, ampio l'appartamento. Magari sono ripetute, ora non me le ricordo perché ce ne sono 36. Ma o le sposterei in avanti oppure le cancellerei. Questa però non mi sembra di averla vista, questa invece sì. Quindi magari togli qualche foto, ma sono dettagli, eh. Cioè hai fatto già un ottimo lavoro. Vediamo la descrizione, mi hai fatto i bullet point all'inizio, ottimo, rende, diciamo, fin da subito chiara qual è la struttura dell'appartamento per un ospite. Lo spazio, vedo comunque la descrizione in paragrafi di Chiave Immobiliare, insomma l'impostazione, è ottimo. Hai utilizzato molti bullet point, 9 minuti a piedi, hai tutti i codici CIR di registrazione, perfetto. E hai messo anche il dove dormirai, cosa che Riccardo, se non sbaglio, non aveva fatto. Esatto, non aveva fatto. Riccardo non aveva messo dove dormirai esattamente per un ospite, molto importante. Fammi vedere una cosa, perché... Qui, Virginia, mi hai messo dove dormirai, c'è il salotto, un letto singolo, un divano letto. Però mi hai messo la foto sbagliata. Non hai messo la foto del divano letto aperto, che è esattamente... Eccola qua, vedi? Hai il divano letto aperto. Questa foto qua, mettila nella sezione dove dormirai. Non mettermi il divano letto chiuso. Vediamo un attimo i tuoi calendari. Allora, dicembre, non hai il minimo di prezzi, il che va bene. Sei a 133 euro per due notti. Hai lo sconto per chi sta almeno due notti, mi può star bene. I costi di pulizia sono in linea, 30 euro. Ottimo, vediamo per gennaio. Ok, a gennaio è un po' più alto. Hai un'occupazione calendaria molto sana. Non vedo prenotazioni in anticipo folli. No, è ottimo. Vedo un'occupazione comunque sana del calendario. Stai, diciamo, occupando man mano che ci avviciniamo alla data del check-in, il che è ottimo. Hai la sezione amato dagli ospiti, quindi è un ottimo punteggio per quanto riguarda le recensioni, il che è ottimale, quindi ti faccio i complimenti Virginia. Poi procediamo. Grazie a Chiave Immobiliare abbiamo imparato a gestire l'annuncio e capire come essere più efficaci possibili su Airbnb. Angolo di paradiso, Monte Marcello, vicino alle Cinque Terre, ok? Quindi Guido, partiamo subito da una località prettamente estiva. Anche qui rendimi anche tu l'annuncio un po' più invernale, dal punto di vista fondamentale. Questa è una struttura, mi sembra, in mezzo al nulla, quindi sicuramente avrà un appeal d'estate. Sembra veramente un paradiso, sei vicino alle Cinque Terre. Le foto sono molto belle, molto luminose. Poi l'arredamento non è il massimo, io valuterei a un certo punto di abbellire un po' l'arredamento, questo tavolo molto anni 50. Va bene che ci sta nel contesto, ok? Per rendere qualcosa di più moderno, dal mio punto di vista potrebbe non far male, perché c'è questa forte presenza di legno che a me piace, la terracotta per terra molto caratteristica in linea con quella che è la struttura. Qua mi metti le foto del parcheggio, forse troppe foto del parcheggio, non serve così tanto. Queste foto mettetele nella guida, non serve metterle nell'annuncio. Il problema che risolvete, cioè rendere chiaro all'ospite come arriverà, lo dovete risolvere dopo. Prima dovete concentrarvi sul vendere l'appartamento, poi quando uno l'ha prenotato ha accesso, diciamo, una guida per gli ospiti dove mi inserite le foto per accedere alla struttura o per spiegare come funziona. Anche queste foto sono un po' inutili. Il tuo problema, Guido, è che hai delle recensioni che fanno schifo. 3,86 praticamente non sei visibile, io ne sono sicuro. Qua hai le date anche bloccate, riapri ad aprile, che ci può stare. Hai il minimo due notti, non capisco il motivo perché non mi fa vedere i prezzi. Ok, 150 euro notte, va bene, 40 euro di costi di pulizia, ok. Tu devi risolvere il problema principale, le recensioni. Questo annuncio va rifatto dal mio punto di vista. Hai 7 recensioni a 3,86. Cancella l'annuncio, mettetela via. Devi aumentare la qualità, non so quali siano stati i problemi, ma devi risolvere questa cosa. Mi hai usato i bullet point, il che è ottimo. Lo spazio lo vedo diviso in paragrafi, quindi immagino già sia quella di Chiave Immobiliare. Quindi risolvi le recensioni, altrimenti non si va lontano. Poi abbiamo questo alloggio qui. MOH, Case Vacanze, Casa
Vacanze, cambia il titolo, Fabio, non va bene. Questo MOH cosa vuol dire? Cioè, tu devi mettermi le caratteristiche principali. Terrazzo, guarda che terrazza panoramica hai, terrazza panoramica con vista su, mettimelo nel titolo per esempio, lo vedo già dalle foto. Hai due recensioni, due camere da letto e questo immobile è, perché non lo vedo, ok, a Grottaglie in Puglia. Ok, vediamo le foto. Io sinceramente come Ierofoto metterei potenzialmente questa terrazza panoramica e potresti anche fare un po' di home staging in questa terrazza panoramica. Perché non metti, non dico arredi, ma almeno prepari il tavolo, apparecchi il tavolo e spieghi chiaramente che un ospite potrà stare sulla terrazza panoramica, fare colazione guardando il panorama urbano o allenarsi per esempio o fare un pranzo con gli amici. Sfrutta diciamo le emozioni per poi vendere l'appartamento. Appartamento molto clean, molto pulito, molto minimal, le foto mi piacciono. No, foto in verticale, guarda, hai comunque dei belli spazi, è particolare, è molto in linea, diciamo, a livello architettonico, diciamo, per la Puglia, molto caratteristico. Quindi questo è un appartamento molto bello, con molto potenziale. Sicuramente funzionerà molto meglio d'estate. È molto neutro, quindi in questo caso non mi sento di consigliarti troppo di renderlo attuale. Poi un albero di Natale ci sta sempre bene, ma potrebbe non valerne la pena. È molto bello questo appartamento. Vista sulla cupola della chiesa matrice, perché non me lo metti nel titolo? Hai questa vista pazzesca, hai la doccia all'aperto. Cioè, molto bella questa struttura, ha molto potenziale. Sei pieno a Capodanno? Gennaio, Capodanno sicuro, gennaio ti riapre il 2. Dovresti aver occupato bene dicembre perché vedo che dal 23 all'1 sei pieno, quindi ottimo, non hai avuto 30, 31, 1 e poi i buchi nel mentre perché non saresti riuscito a occuparli, quindi ottimo. Vedo che man mano che io aumento, diciamo, lo stay, quindi più giorni sto, più il prezzo si abbassa, il che è ottimo, incentivi prenotazioni più lunghe, il che è ottimale, non sto neanche a dirlo. La tua descrizione fa ribrezzo, devi cambiarla. Fabio, non puoi avere questa descrizione qua. Non è bullet point, è un muro di testo. Non è chiara, non è specifica, non è completa e un ospite non capisce nulla. Perché uno dovrebbe prenotare questo alloggio solo dalle foto. Mi hai messo il dove dormirai, anche qui, divano letto, mettimelo con le lenzuola. Non mettermi qui la foto con le lenzuola, ma mettimela nella sezione dove dormirai, perché è ottimale. Hai due recensioni positive, quindi continua così. E qua metti anche una tua descrizione come host, mi raccomando, quindi completa queste cose. Poi procediamo con questo alloggio, senza commento. Centrale sul mare, più giardino privato, fronte mare. Ok, sì, potreste ottimizzare un po' più il titolo, però mi può anche andare bene. Emanuel. Appartamento a Pescara. Allora, le foto vanno bene, mi hai subito messo soggiorno, camera da letto, bagno, che è molto bello, cabina armadio, eviterei di mettere nella quarta foto, hai messo seconda camera da letto, metterei, ti dico subito, che quarta foto metterei, è un terrazzo? Sì, credo di sì, dovresti averlo messo nel titolo. Hai questo cortile, potresti mettere la quarta foto del cortile, sinceramente. Cioè, nelle prime quattro foto l'ospite deve avere una percezione immediata di come è strutturato l'immobile. Non ha senso che mi metti la cabina armadio è un plus. È molto bella questa cabina armadio, ampia. Mettila successivamente però, quindi mettimi piuttosto il cortile come quarta foto. Le foto sono belle perché l'immobile di per sé è bello. Doccia raso, il palchè per terra, questi colori anche un po' particolari, hai usato un po' con la colorazione, magari non l'hai fatto tu, non lo so, però il che è ottimale. Si differenzia, quindi hai il bagno, diciamo, fatto in una certa maniera e poi il bagno che ha completamente un'altra anima, ti permette di differenziare meglio, ovviamente, l'appartamento per farlo capire meglio agli ospiti, il che è ottimale. Cucina, mi è inserito tutto quanto, quindi a livello di presentazione ci siamo. Anche questo appartamento dov'è? Vediamo, questo appartamento è a Pescara, giusto? Quindi anche qui magari lavorerai sicuramente più d'estate. Ho ripreso ovviamente questa lista da era agosto, quindi è normale ci siano più immobili in tema estivo. Però è anche bene vedere come lavorano durante la bassa stagione. 117 euro in confronto a 170, quindi mi è inserito lo sconto per chi sta almeno 3 notti ottimale. E ovviamente però sei vuoto, cioè ricomincia a essere occupato paradossalmente aprile e marzo, il che è normale comunque per Pescara, ci sono certe zone che hanno una stagione d'età molto importante. Non mi stai utilizzando i bullet point all'inizio, però ci può stare perché comunque non mi hai fatto di muri di testo. Fronte mare 23, splendido appartamento, lo spazio mi hai messo i bullet point dopo, ok, ottimale. Aggiungerei dei bullet point anche per rendere chiara qual è la struttura dell'appartamento in due parole. Aiuta la prenotazione. Mi hai messo il dove dormirai con il divano letto fatto, pronto per dormirci. Ottimo, complimenti. Per il resto nulla da dire. Poi consapevolezza e mentalità, quello che ti ha dato chiave immobiliare. Ok. Navigli, appartamento. Anche qui il titolo potrebbe essere un po' più specifico. Hai 75 recensioni a 4,80. Non è male, non è male. Mi hai messo le lucine di Natale, quindi ottimo. Non so se sono comunque tutto l'anno oppure no. Cosa che non va bene, l'open space mi va bene all'inizio. La seconda foto è un divano letto matrimoniale. Il divano letto è sempre un plus. Mettimi piuttosto la camera da letto matrimoniale come seconda foto. Perché mi devi mettere il divano letto? Che è un plus, lo apri solo a necessità. La maggior parte delle persone non utilizzano il divano letto. Mi hai apparecchiato il tavolo col vino versato nei bicchieri? Ottimo. Vedi, mettimi questa foto come seconda, con le lucette anche di Natale. Magari ce l'hai tutto l'anno, non lo so. Troppe foto di dettagli. Io quando scorro devo vedere, tac,
foto della camera da letto, una o due foto ampie. Queste foto qui, tipo questa, me le metti alla fine piuttosto mi metti subito il bagno che c'è in camera e mi prosegui, diciamo, con la linea che deve avere l'appartamento. Soggiorno, poi vedo la camera da letto matrimoniale, poi vedo il bagno, poi vedo la cucina, poi vedo il divano letto e poi vedo tutte le foto dei dettagli delle piante e delle lucette. Tipo questa foto qua, inutile metterla ora, la metti dopo. Renderei un po' più caldo il bagno, è un po' stile obitorio, non mi fa impazzire. Questo è il secondo bagno, ok. Quella la vista esterna principale, pianetto condominiale. Cavolo, questa foto è bella, io la metterei come prima, seconda, terza foto. Sembra quasi una casa indipendente a Milano, sui Navigli, in contesto molto silenzioso. Cioè, guarda che roba, io metterei giardino privato potenzialmente. Poi spieghi che è condominiale, però è comunque un appartamento unico nel suo genere. Quindi sfrutta questa cosa qua, mettimelo, più giardino, non è privato, non scrivi giardino privato, più giardino nel titolo, mettimelo, una cosa pazzesca. Poi vedo che a dicembre sei comunque la maggior parte dei giorni occupati, un'occupazione sana, sei pieno fino al 4 gennaio, ottimo, febbraio qualche prenotazione, vediamo se mi hai occupato però, ok, mi hai alzato i prezzi per il salone nel mobile, ora non controllo tutte le fashion week perché sono troppe, però vedo che già occupato 15-17, ti sei un po' rovinato la settimana del salone del mobile, potevi occupare tutta la settimana potenzialmente, con una bella scontistica, consapevolezza e mentalità, forse sempre lo stesso alloggio, no, è un altro alloggio sempre di Nicolò e Sara, quindi che vediamo velocemente, benessere multicolor apartment in City Life, 4,80-51 recensioni, ok, va bene, mi può andare bene, siete al limite. Vedi, avete questa brutta abitudine di mettere il divano letto prima della camera vera. Non capisco il perché. Questa mettetemela come seconda foto, il divano letto mettetemela alla fine. Qua avete, ok, avete la luce in bagno, carino. Balconcino privato, qua nulla da dire. Qualche foto verticale, però diciamo i consigli che vi ho dato sul primo appartamento sono più o meno gli stessi. Sezione dove dormirai, anche qui avete un'occupazione comunque molto sana. Avete occupato a Capodanno, cioè l'uno vi è rimasto libero, l'uno e il due, 180. Quando chiedete, avete anche voi il minimo notti, 120. Scusate, perché il 12, il 13 a 120 e il primo gennaio a 180? Guardate che il primo gennaio ha perso completamente qualsiasi appeal. Perché siete occupati il 3, siete occupati il 31. Quindi dovete scontarmi questa notte vergine, perché tanto non la occuperete probabilmente mai a 180. Dopodiché, vediamo questo alloggio qui. Ah, Nolo? Non si capisce. Se il titolo... No, Milano. Ok. Vabbè. Cambierei l'office di design del quartiere creativo. Ci può stare. Su due livelli, molto particolare questo appartamento. Questo bel divano blu che... da una pill, io vedi nelle prime quattro foto, una, due, camera matrimoniale, mi hai messo soggiorno, il che è ottimo, altra foto del soggiorno che è uguale, vedi che sono uguali, che senso ha mettere questa e questa assieme? Pensaci un attimo, piuttosto mettimi questa, o piuttosto mettimi, ti dico quale metterai ora, mettimi la cucina, è una bella cucina, ci sta, mettimi la prima, o mettimi la foto di questo bagno, che è comunque molto particolare, non è almeno la classica doccia buttata lì, mi hai messo la mappa, ci sta benissimo, una foto di Milano, qualche foto di Milano, non sono fan di queste foto stock, diciamo, prese, però vanno bene, non fanno male. Più che altro perché mi metti il Duomo e poi metti... Se hai messo City Life, hai messo il Duomo con la galleria e poi mi metti San Siro. Cioè non c'entrano molto tra di loro. Contestualizzali in base alla zona in cui sei. 487-45 recensioni, Giulia, va bene. Muro di testo, descrizione che fa ribrezzo anche questa. Cioè non è completo l'annuncio. Non capisco come tu possa far avere chiave immobiliare e non aver visto la sezione come fare un annuncio. Quindi tornaci su. Chiave immobiliare mi ha aiutato molto, soprattutto per quanto riguarda la trattativa con la proprietaria. Ok, il che è la parte più difficile, lo dico sempre. 10 minuti alla centrale, immagino siamo a Milano, esatto. Luxury loft più elegante suite. Cosa vuol dire loft più suite? Che hai una camera, ampio soggiorno con cucina, foto del dettaglio come seconda, non va bene? Capisci, una foto del telecomando, va bene metterla, ma non alla quarta foto. Devi rifare foto di questo annuncio, poi vediamo ora, Non voglio parlare prima del necessario. Cioè, la foto delle pentole come ottava. Io non ho ancora capito come l'appartamento, vedo solo foto dei dettagli. Vedi, questa, mi ha messo foto dei dettagli e la camera da letto, che è la parte principale, il motivo per il quale un ospite dovrebbe prenotare il tuo appartamento per dormirci, anche, è al 13° posto. Non va bene, ci sono troppe foto dei dettagli che sono molto belli, questo è un bel dettaglio, questo è un bel dettaglio, questo anche, mettile, ma mettimela alla fine, non all'inizio. La foto del bagno, che tra l'altro è bello, 18esima posizione, cioè capisci? Questa te la puoi anche evitare, regola colore, luminosità, luce, lo specchio, il bagno, ok? Sì, tutte cose che devi mettere dopo. Mancano le foto macro dell'appartamento. Ci sono troppi dettagli, troppi primi piani. Devono esserci delle foto col grandangolo, svariate, per ogni ambiente. Così facendo, dai una percezione chiara, una visione chiara di come è composto. Chiave immobiliare mi ha dato un sacco di nozioni per prendere un appartamento in sublocazione e in PM. Grazie al loro corso ho imparato a creare un annuncio di successo. Sono proprio felice dell'acquisto che ho fatto. Vorrei ringraziare Marco per tutti i consigli che mi dà ogni volta. Ti ringrazio e mi fa molto piacere. Vediamo il nome, Gianmario. La terrazza di Chiavari, ok. Titolo un po' anche qui limitato. Mi hai apparecchiato la terrazza, ottimo, hai seguito il consiglio che ho dato agli altri ragazzi, vista mare, bene. Bella questa foto con le verdure, mi piace, prendete spunto. Foto verticale, non mi piace questa foto del divano da dietro, bassa. Vedi, cioè prendi
la schiena del divano, chiamiamola così, e non mi prendi dall'altra parte, quindi un ottimale soggiorno luminoso, questa mi piace. Vedo che però l'appartamento non è luminoso dentro, entra tanta luce da fuori, ma vedi che fa un po' di contrasto, lo rende buio. Piccolo consiglio tecnico. Arredo vintage, ci può stare, visto che lo metti sul vintage. Foto verticale, non va bene. Terrazza ok, doccia all'aperto, verticale. Lettini, ottimo. Però anche qui ampia camera, 17° posto. La camera che è un po' il cuore dell'appartamento insieme al soggiorno e la cucina devono essere prima. La terrazza in questo caso è un punto a favore, quindi mettila nelle prime foto, ok? Ma tutti i dettagli, anche le foto verticali delle bottiglie, le foto verticali della doccia, mettinele dopo la camera. Stesso discorso di prima. Tante foto verticali, eh? Tante foto verticali. Va bene la foto del tramonto, bellissimo. Però troppe verticali. Tre camere da letto, 6 recensioni 5 stelle. Mettimi nel titolo, tre camere da letto con terrazza privata con vista mare. A gennaio o febbraio sei, marzo sei pieno, probabilmente bloccato le date. Anche a Capodanno sei pieno, occupato il 30, ti sei un po' perso questi giorni. Perché avete tutti il minimo notti? Io non capisco, veramente non capisco. 2,50 notte è un prezzo impegnativo, forse per chi ha vari d'inverno. Poi se ti prenotano questo prezzo, ottimo. Mi hai messo bullet point e lo spazio senza muri di testo. Ottimo. Manca la sezione dove dormirai, visto che hai tre camere, è molto importante. Già Mario, metti la sezione dove dormirai. Questo è un trilocale semplicissimo di mia proprietà, la posizione non mi aiuta tanto, ma grazie a te e al tuo corso sono riuscita a lavorarci bene. Vediamo cosa hai combinato di bello. Close to beach, giardino, barbecue, parcheggio. Ok, ci può stare, Veronica, il titolo. Messo subito lo spazio esterno. Seconda foto, doppione, non ha senso. Pochi minuti la spiaggia, ok, spiaggia. Però tu non stai vedendo la spiaggia, stai vedendo il tuo appartamento. Devi mettermi prima le foto dell'appartamento e poi della spiaggia. Colazione a letto, ci sta. Foto ripetuta. Non mi piace tantissimo questo spazio qui. Cioè è bello lo spazio di per sé, non mi piace come è stato presentato un po' con la macchina dietro. Vedi, questa foto mi piace molto di più di questa. Mettimi prima questa e poi al massimo questa me la metti alla fine. Questa foto mi piace molto di più, anche se in verticale. Questa anche mi piace molto di più. Questa con la macchina da su strada non è sinonimo di privacy, non è sinonimo di tranquillità. Quindi piuttosto metti questa o questa. Molto meglio. O questa. I dettagli fanno la differenza, la foto è sfocata e storta, non verticale. Ti consiglio anche di cambiare questi copriletti, diciamo singoli. Metti le cose più neutre, bianche, azzurre, anche a tema estivo, ma non colorate con questi fiori. Fanno un po' anni 90, anche anni 80, che poi è come l'appartamento, ci può stare, ma rendimelo un po' più moderno, che non fa male. Anche questa tovaglia, vedi, mettimi una tovaglia bianca, piuttosto. Slancia molto di più l'appartamento, anche questo copri divano, vedi, lo slancia molto di più. Cioè ti assicuro si trasforma con un po' di home staging. Però se ci stai lavorando bene, i vostri pensieri sopra apprezzati. Questo è carino, per esempio, mettimelo alla fine, ci sta. Spazio lettura, foto verticale storta, un po' decorazioni, foto verticale, scusami, orizzontale, ma sempre storta. Quindi questa foto è storta. Devi migliorare un po' con le foto. Se fai uno shooting da un professionista ti assicuro che cambia completamente. Anche se magari sei in una zona non richiestissima, hai 102 recensioni, 4,75. Vedo comunque che non hai muri di testo, usi bullet point. Ottimo. Poi stiamo arrivando alla fine, grazie mille Marco. Vediamo questo. Lussuoso e accogliente appartamento con terrazza. Questo si vede già che è molto bello. Siamo a San Donato Milanese, magari in una zona migliore in confronto a Milano, nonché a quella più lì, ma l'appartamento è molto bello e si vede. Mi hai subito messo le categorie. Ottimo, tanti non l'avevano fatto prima, l'avevo già detto. Hai questa foto che però non è una foto, un render. Cioè, anzi, è una cosa artistica. Questo non è reale. Perché me l'hai messo? Cioè, hai questa foto qua. Perché si bug in questa maniera? Cioè, guarda. Cioè, tu, questo soggiorno, che è pazzesco, guarda che bel divano, super particolare, mi piace molto. Poi ti rubo anche l'idea, questo mi piacerebbe averlo a casa, non so perché. Il parquet per terra mi piace molto, camera da letto, e non mi metti questa foto iniziale, me la metti come foto aggiuntiva, mi metti questa. Perché? La cucina, mettimela dopo, mettimi prima il soggiorno, le camere. Angolo cottura, bella la cucina. Zona pranzo, molto bella. Camera da letto ci sta, seconda camera da letto ci sta. Bagno completo, bello. Cioè, nulla a dire sulle foto, eh. 51 recensioni, sono tante, Marco, complimenti. 4,78, sei al limite. Non mi usi muri di testo, mancano i bullet point. Mi hai occupato malissimo, Capodanno. Cioè, hai fatto la prenotazione 31-1, il 36, una notte vergine. Poi il 28, mi hai occupato un po' male il calendario. Sono tutte prenotazioni spezza calendario, lo chiamo io. Potevi evitarle. Tutto qua con una gestione dei prezzi un po' più accurata. Attico blu, appartamento due passi dal museo egizio. Bel titolo, ci sta. Vedi che quando apri le foto però mi metti la zona pranzo prima della zona living anche tu. Questo è un appartamento che ha molto potenziale perché è particolare. È unico. Ha una personalità. Ha un'anima sua. E cattura l'attenzione perché si chiama appartamento blu. Mi hai voluto fare farlo tutto bianco. Neutro, asettico, che non ha personalità, me l'hai fatto blu. Ottimo, le foto sono di qualità, nulla a dire. L'ordine non mi fa impazzire. Cioè, riordina le categorie. Anche tu non mi hai... Vabbè, 29, mi hai occupato 33, ci sta.
ci sta, anch'io se muore disoccupato dal 29, se non sbaglio al 3, ci può stare. Hai qualche buco, qui usami delle regole di prezzo tipo 6-7 notte vergine, vediamo se l'hai scontata, 85 euro notte contro 11-16 che è 71 euro notte. Perché la notte del 6-7 è più alta dell'11-16? Ah ok, perché mi usi una regola di prezzo dall'11 al 16, ci può stare per chi sta 5 giorni, ok, va bene. Un po' un muretto di testo qua, mi usi poi bullet point, anche qui me li usi, ma mettimeli un po' prima. Manca dove dormirai, mancano le foto qui. Accesso senza scale, va bene, anche le caratteristiche di accessibilità. Hai recensioni che vanno bene, 24, 50, 83, ok, in linea. Seconda casa, avevo paura di tutta la burocrazia dietro il mettere una casa in affitto e Chiave Immobiliare mi ha aiutato tantissimo a superarla e ora voglio solo ampliare il mio impero di case, cosa che ti auguro di fare. Villa Cipresso, parcheggio gratuito. Allora, 5 stelle, 3 recensioni. Ottimo, sei appena partito. O partita, scusami, vediamo. Sei appena partita, però mantieni questa linea. Foto un po' buie, ti dico la verità. Subito. Qui, non mettetemi le foto degli esterni. Va bene tutte queste cose qua, ma mettetemele dopo. Cioè, quest'area qua è molto bella, ma piuttosto mettimi questa all'inizio, no? Tante foto degli esterni e poco degli interni, secondo me. Va riordinata. Anche qui il consiglio che ho dato prima, rendimelo un po' più moderno. Poi la linea della casa è quella che è e devi mantenerla. Cioè non è che puoi rendermi moderno e minimal una struttura di questo tipo. Ma se usi colori un po' più neutri, ripeto, visto che la casa è già particolare, molto forte, la rendi meno pesante. Ecco, agli occhi di un ospite. Un po' buie queste foto, vedi? Molto buie. Vedi, copri rossi. L'appartamento è già impegnativo, la struttura è già impegnativa con questo legno molto scuro. Fammi il contrasto con i colori chiari. Questo è più un consiglio a livello di design. Mi hai messo bullet point, ottimo, e l'annuncio completo. C'è l'accesso per gli ospiti e c'è la descrizione dello spazio. Ottimo. Vediamo il calendario. Sei bloccata fino a giugno. Se sei già tutta piena giugno, luglio, agosto, è male, perché vedo occupato aprile e maggio e una parte di giugno. Se sei già occupata, molto male. Mi hai messo dove dormirai, ottimo. Concludiamo con l'ultimo, mi hai aiutato in tutto, non sapevo nulla di questo business, oggi sono riuscito a creare una seconda entrata. Mi fa molto piacere, Loft Bologna, andiamo. Luca, bella struttura, bella. Faccio già i complimenti, Luca. Salotto, bella foto del salotto, vedete, guardate i dettagli, gli scacchi, bei colori che contrastano con l'appartamento, che in questo caso non è pesante come quello di prima, ma è molto neutro. Luminosissimo, belli questi scacchi, ci farei una partita sicuramente. Su due livelli, ottimo. Mi piace molto, mi piace molto. Si vede che è proprio curato in ogni dettaglio. Anche tu hai un po' di foto verticali, eh? Molto bello, è una struttura su Bologna sicuramente che funziona molto bene. 480-20 recensioni, non hai muri di testo, descrizione completa, accesso per gli ospiti, altre cose da tenere a mente. Mi hai occupato proprio checkout l'1, potevi occuparmi l'1, 2, 3, però vabbè, si recupera. Stai uscendo a 100 euro a notte e qua vedo che sei a 1960, quindi probabilmente non stai bloccando le date, ma sei occupato tutto gennaio e mi stai alzando le date. Ottimo, consiglio che hai seguito. Dove dormirai? Salotto? Però ho sbagliato, qui mi hai messo la foto degli scacchi. Mettimi divano letto aperto e camera da letto matrimoniale, ottimo. Molto bella questa struttura, Luca, complimenti. Bene, signore e signori, siamo arrivati alla fine anche di questo commentary. Ne farò sicuramente in futuro. Diciamo che arrivano come sempre tantissimi alloggi, quindi faccio di tutto, come potete vedere, per dividerli in più episodi e recensirli tutti, e ci vediamo al prossimo video.